Record di partecipanti a Bosisio Parini alla 46esima edizione della Camminata dell'Amicizia, una manifestazione che non ha certo bisogno di presentazioni. Un percorso di 7-12 chilometri lungo il quale tutti quanti, atleti e non, gruppi di volontariato, amici, famiglie con bambini, disabili, si sono trovati uniti nel segno della solidarietà a sostegno delle iniziative della nostra famiglia. Avrai potuto constatare che c'è tanta e poi tanta e tanta gente ancora che è molto brava e vuol molto bene alla nostra famiglia. Partiti! Partiti, è più o meno la 20ª volta che la facciamo adesso con i nostri bambini. C'è tanta gente! Sì, è bellissimo, facciamo questo sforzo anche con i bimbi piccoli tutti gli anni volentieri. È iniziata, coraggio ragazzi! Ciao! Anche voi correte? Sempre, arriviamo anche primi certe volte. A mangiare arriviamo primi di sicuro. Dovete lasciare le forze per la camminata? Eh sì, ha ragione. Siamo un gruppo di parenti, arriviamo da Galbiate e siamo qua a partecipare alla Camminata dell'Amicizia per passare una giornata insieme. Per stare in compagnia, perché è la Camminata dell'Amicizia alla fine. È bello stare con la gente e speriamo che faccia del bene a tanti. 12 o 7 chilometri? Quest'anno ritentiamo la 12 col bambino, a piedi. Si viene prima di tutto per questi ragazzi, poi per passare una giornata in compagnia e facciamo un po' di movimento. Tu sei pronta? Assolutamente sì, noi facciamo la gara e spero che vinca il migliore. Grande festa e non terminerò mai di ringraziare i 40 circa responsabili del gruppo Amici e le 600-650 persone che oggi lavorano gratuitamente per far sì che la Camminata dell'Amicizia sia sempre più bella ed efficace. Più che la fatica, penso alla fortuna che ho di poter correre su questi percorsi, perché è davvero bello e soprattutto per un'occasione così, diciamo, socialmente importante.